siamo tra agonisti, non agonisti, praticanti, amatori, siamo quasi un centinaio adesso. E non siamo pochi, onestamente, per una serie di attività così tanto diversificate. Ecco, così tante diversificate, quante sono le attività che si dice? Ufficialmente diciamo 7, nel senso che avete visto le due squadre di nuoto, nel filmato, avete visto la squadra di basket, avete visto l'hockey, non avete visto l'ultima nata che è la pallavolo, avete visto l'handbike, ma stiamo strutturando un settore di paraciclismo un po' più serio, quindi non solo handbike ma anche il tandem e anche il ciclismo per chi ha difficoltà alle gambe. Nasceranno gli scacchi, di solito mi scordo che mi dimentico qualcosa, qualcuno, per cui qualcuno dei miei poi si offende, spero che io non ne sono dimenticato nessuno. Come sede siete ben sistemati o siete in attesa di migliorare? Siamo in attesa di migliorare da tanto, questo qualcuno che mi intervista lo sa bene perché un po' di quella storia lì l'ha vissuta. Stiamo cercando di elaborare un progetto e stiamo cercando di qualcheduno che capisca che quel progetto lì ha un valore grosso non solo per noi. E quello è un progetto che non riguarda solo il gioco polisportivo, ma è una casa aperta, vuole essere una casa aperta di tante realtà non necessariamente disabili, perché diciamo il nome di questa casa. Allora, il nome di questa casa lo possiamo fare, noi stiamo strutturando quella che è un progetto legato a una struttura che è il centro Patrizia Ferri in via Casaburgo. Se non sarà quella sarà un'altra, nel senso, perché se non sarà quella sarà un'altra, però rimarrà la filosofia di fondo. C'è un posto dove tutti voi potrete venire a fare quello che vorrete fare in casa noi. Chi fa sport per disabili credo che capisca una roba quasi da subito, non è successo oramai 10 anni fa, perché 10 anni che sono dentro questa gabbia di matti, capisce che questo sport vero, è sport serio, è sport cattivo, cioè, ho visto che c'è anche qualcun altro che parla e lavora con i disabili, no? Qua. E capisce benissimo che le emozioni sono le emozioni vere, cioè sono le emozioni anche dell'occhio, quindi non ha senso rinchiuderci in una casa per atleti disabili. Qualcuno ci ha definito un anno fa ci ha definito atleti punto e questo vogliamo essere. Quindi Marco, sotto l'aspetto sociale e umano, parla, gli viene incontro o crea delle barriere nei vostri confronti? Ma noi giriamo tutta Italia per quasi 30 domeniche l'anno, poi ovviamente non le gira tutte il presidente per fortuna. Credo che Parma abbia rispetto a tante altre realtà, abbia una qualità umana delle persone che ci stanno intorno che sia comunque veramente notevole. Noi abbiamo sponsor che ci sostengono in maniera, devo dire, pesante, molto molto significativa, che non si vogliono far notare. E questo la dice lunga su quello che è il tipo di atteggiamento, cioè io ti aiuto ma non voglio nulla in cambio, mi basta tutto quello che mi dai. Troviamo anche qualcuno delle istituzioni che ogni tanto capisce il senso del lavoro, il senso del lavoro che facciamo. Il problema nostro come sport a disabili è in questo momento il problema, credo, di tutti gli sportivi, gli sport, cioè di capire che lo sport è una risorsa davvero. È una risorsa in salute, quindi è una risorsa anche economica. E il senso di quelli che sono i nostri progetti è cercare di fare questo. Noi non riusciremo ad avere un futuro come gioco polisportiva se non troveremo la maniera di diventare qualcosa di diverso. E allora perderemo questa esperienza di 30 anni. Perché, ripeto, guardo Renato Conte, che non so perché Nanchino non mi ci ha portato, visto che ha allenato anche me nella notte dei tempi, ma non capisco perché io non ci sono arrivato. No, una battuta, cioè, sa benissimo, chi fa sport sa benissimo che in questo momento le sfide che si pongono, che vengono poste, le sfide sportive sono delle sfide da grandi professionisti. Ognuno di noi invece fa 9 ore al giorno qualcos'altro, il più delle volte. Per cui dovremmo fare, probabilmente tutto il mondo sportivo in questo momento dovrà fare una riflessione su questo capitolo, cioè come accogliere delle sfide da professionisti. Noi quindi fatto siamo volontari. E qui ti lascio sotto l'albero, quello che vuoi trovare.
ce ne sono tante di cose che vorrei, che vorrei trovare. Qualcuno vorrebbe che dicessi una sede, vorrei trovare un percorso per fare tutto quello che vogliamo fare in quel porto lì o in altri. Mi accontenterei di questo. Per il momento mi tengo l'albero che ho, che sono tutte le soddisfazioni che ci hanno dato i nostri ragazzi quest'anno, che sono state veramente, veramente tante. Senti, premia.